Signori, buongiorno. Sono Giovanni Paolo Pellegrinelli, volontario in Madagascar. Vorrei esprimere il mio parere, il mio pensiero su questo decreto qua, fatto da Monsignor Beschi, vescovo di Bergamo, nella quale, nel riaffermare il non costat, delle apparizioni non fa nient'altro che avallare il decreto già di Monsignor Beneareggi nel 48. E questo a partire da febbraio ha creato un dissenso, ha rattristato molte persone fedeli alla Madonna delle Ghiaie, a molti credenti in queste apparizioni. E eh, vorrei appunto suggerire nella mia personale password una chiave di accesso per capire questo decreto. Io vi pongo tre fasi. Dal 1944 c'è stata la guerra con le sue implicazioni e Don Angelo Cortesi. Negli anni 60 c'è stata la figura di, del... Papa Roncalli, di sotto il monte, 6 km dalle ghiaie. Oggi ci sono ancora viventi alcuni allievi del professor Angelo Cortese. Ma tuttavia qualcosa è cambiato. Guardate una cosa. Qua, a novembre, saranno pronti i parcheggi. Ma non un'asfaltata di cemento con 54 posti alto, così eccetera, ma un abbellimento del luogo. E questo è stato dovuto come risposta giuridica a un tentativo eh, della Saint-Croix di appropriarsi di una fetta di potere religioso ed economico del luogo. E questo alla curia di Bergamo non può piacere. Quindi c'è stata una risposta concreta, con i fatti e di abbellimento. Successivamente a questo, questo alle mie spalle, metà terreno di questo, l'hanno acquistato tre anni fa dalla Enrico. Il meccanico per poter avere spazio, per poter fare una rotonda con una ingresso facilitato per le macchine e chissà quant'altro. Poi lassù, lassù, là, c'è, cioè, si sta verificando una cosa, che due anni fa è morta la signora Antonietta, una parente alla lontana della Dalai de Roncalli, e le figlie hanno lasciato chiuso L'abitazione dove è nata la veggente. A fianco c'è un cartello in vendita dove dà adito alla loggia dove la Delaide durante l'apparizione era portata in spalle da, una, da un gendarme, da un carabiniere, per poter spiegare alla gente cosa la Madonna avesse detto a lei. E si dice, voce di popolo, che già c'è stato un contatto con la proprietaria da parte della, di un esponente della Curia di Bergamo, un esponente prete, per poter acquistare l'area, l'appartamento dove è nata. Allora chiedetevi di una cosa, perché la Curia di Bergamo è così, è così, è, è, diciamo, preposta a questi a questa acquisizione, a questa valorizzazione del luogo, quale il parcheggio, quale un'area in più, sufficienza, quale eh, cre un, creare e una, una casa della Delaydi dove è nata, come è stato fatto con Papa Roncala e con casa con Camaitino. Perché tutto questo? Se questa cappella qui deve restare semplicemente un luogo di culto e basta, perché, Monsignor Beschi, evento unico, signori fedeli, comprendete questo, aiutate il vescovo in quello che è la prima volta in 75 anni che un vescovo di Bergamo viene a celebrare una messa in questo luogo. Questo è un dato di fatto. Sostenetelo perché anche Monsignor Benschi potrebbe avere dei falchi all'interno della curia di Bergamo che lo attaccano. Quindi il fatto che ci metta la faccia, sostenetelo, pregate. Pregate perché, come ha detto la Madonna, un giorno sarà riconosciuta. E quindi questi fatti portano a quel giorno, a quel grande evento che verrà riconosciuto messa in discussione la visione della Adelaide verso la Madonna. L'editto, il decreto, serve per mantenere bassi i prezzi per l'acquisizione delle aree. Perché in una politica di mercato, sappiate di una cosa, non puoi fare opere trionfalistiche e sperare di avere i terreni o gli immobili a poco prezzo perché la logica del mercato è se ci guadagni tu ci voglio guadagnare anch'io. Quindi questo serve per calmerare la parte economica, commerciale, finanziaria che la Curia di Bergamo sta operando. Sappiate di una cosa, non scandalizzatevi, perché all'interno della Chiesa con la C maiuscola e in tutte le religioni monoteiste del mondo, cristiane, musulmane, buddhiste eccetera c'è la parte il vertice la piramide che ha infinite proprietà economiche la parte pastorale e la parte imprenditoriale sono sullo stesso piano al vertice milioni di fedeli preti che lavorano ogni giorno per far bene la propria professione Devono essere aiutati perché sono dei tempi difficili. Ma non condannate la Chiesa se fa acquisizioni economiche, valutate piuttosto se quel denaro infinito che raccoglie viene a essere utilizzato per opere di bene e non per porcate. Questa è la differenza. L'uso del denaro, l'uso del potere. Quindi, domenica. 11 agosto alle 20.30, Monsignor Beschi è qua. Venite, gruppi di preghiera, fedeli, eh, siete in vita, soprattutto persone che sono così arrabbiate un po' con questo editto qua. Venite a sentire. Monsignor Beschi, il primo monsignore, il primo vescovo che celebra una messa in un luogo tra virgolette contestato da 75 anni. E se poi, al di là delle opere di bene che voi fate, io dico sempre che ognuno in, in, nella propria tasca i propri soldi li destina che vuole. Se volete lasciare una piccolissima offerta anche a, a me, Giovanni Paolo Pellegrinelli, rappresento un'associazione che ha progetti in Madagascar. Li accettiamo volentieri, perché far del bene o a sinistra o a destra, e sono sempre opere di bene. Grazie, vi aspetto domenica 11 agosto.